Dal Comitato di Bioetica arriva il primo parere sul suicidio assistito. È diverso dall'eutanasia, ma nessun via libera. Tutto nasce dalla vicenda di DJ Fabo e dal processo a Marco Cappato che nel 2017 lo accompagnò in Svizzera per farsi praticare il suicidio assistito. L'esponente radicale è stato rinviato a giudizio per istigazione al suicidio, un reato su cui la Corte d'Assise di Milano ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale. La Consulta, dal canto suo, ha sospeso il giudizio, invitando il Parlamento a legiferare sulla questione delicatissima del fine vita. Ora il parere del Comitato di Bioetica, che traccia un confine tra suicidio assistito e eutanasia. Alberto Gambino, presidente di Scienza e Vita. Penso che non ci sia questa differenza perché l'effetto pratico è inibire ai consociati di bloccare un gesto estremo. Anzi, in un caso lo facilitano, in un secondo caso addirittura lo praticano.